ragazzi, benvenuti questo video, siamo su The Night Way Home. Allora, ho letto al volo la trama, che carino questo ricettino nell'angolo. Semplicemente credo che sia un horror a quanto ho capito, credo che sia un horror dove devo tornare a casa. Ah, ecco, press USD keys to move, va bene. Questa è la ragazza, tra l'altro ha un passo incredibile. Cioè, camminando fa un chilometro, cazzo sei Marcel Jacobs. Vai, questa fai 100 metri in una maniera incredibile, guarda che roba. Cioè, pazzesca, è il record del mondo questo. I should get home fast, devo tornare a casa presto. Sì, sì, certo. Non ho mai visto dei muri in Giappone così sporchi, la prima volta. Che è successo? È già un'ora, a parte che non c'è nessuno e sta roba è troppo irreale. Ma no, guarda quanto corre sta tizia, fantastico. Se mi segue qualcuno sono a posto. Dove cacchio sto andando? Vorrei una bibita, per favore. Si può? No. Bagno delle donne, yes. Chi è che si sta annusando il culetto? Go in. Happy Shade? Salve! Dice che cosa c'ha da piangere. Crying Girl, grazie mille che me lo dice il gioco perché non l'avevo notato. Hi, are you okay? I just don't wanna go home. Cazzo vuoi da me? Oh, me too. You too? Sniff sniff. I guess we're two of a kind. But I have to go home. No, you can't leave. Ma che dialogo di merda. No, voglio andare a casa. No, neanche io voglio andare a casa. Oh, che bello, tutti e due non vogliamo andare a casa. Ma che discorsi sono? Cosa piangi? Smettila. Abbiamo smessa di piangere? Beh? E mi ha distrutto il polso. Che succede? Oh, mi ha slogato tutta la mano. Ma cos'è? Perché hai fatto questa cosa? Tanto cosa c'ho un crick al posto della mano? Che rumore ha fatto? Hey, what's up? Che cosa è successo? Devo andare a casa. Va bene. Io non mi faccio più domande. Tanto non... Oh, it's dark. I'm scared. If you stay in the dark for too long, the red meter anxiety the top will stay. Vabbè, okay. Quindi c'è un coso dell'ansia che devo tenere basso. E la madonna. Cioè c'è su di qua. Ah, on the top row of the west locker. Quindi di qua. 389-1278-980. Questa me la devo ricordare. Ci faccio la foto, ragazzi. Vabbè, c'è la cosa del telefono. Come cazzo si chiama? C'è il telefono fisso, ma non... Mi scusi? Ma dov'era? È sparito in tutto ciò. Cazzo, ho trovato la... Oh, panic! Che cazzo è? Aiuto! Oh, santo di Dio, quanto grosso! Sì, vabbè, ma stai... Che animale è questo verso che stai facendo? Vabbè, ma quanto veloce, pazzesca! Ma è velocissima, incredibile! Sono morta! No, sono ancora vivo! Ai... Devo tornare in bagno, che non ci passa dalla porta! Non so dove è il bagno, però! Eccolo! Non ci passi, dai, non puoi entrare qua. Sei troppo alta, non ci passi. Meno male. Minchia, che tecnica. Ragazzi, è stata una roba orribile, se posso essere sincero. Però va bene. Se ne andata. Quindi il bagno è l'unico posto in cui posso defilarmi in questo caso. Va bene. Madonna, è stato orribile. Ma quanto grossa poi? Ma chi è? Guarda! Ok, ho trovato il numero, un coso di telefono, quindi c'ho il numero qua. Lo uso. Eccolo qua. Io ho fatto la foto per niente, perché tanto c'era già segnato. Pronto? Pronto? Pronti? Vabbè, è stato utile, molto, veramente utile. Oh, la chiave nel top locker! Ma devo andare, il problema è ritrovarlo a quel punto. Cucazzo che lo ritrovo. Non lo troverò mai. Che cacchio era? Sì, vabbè, prima che ritrovo quella roba lì ci impiego 60 anni. La tipa è là? Mi pareva che fosse tipo di qua. Però non vorrei dire una cazzo. Io la seguo la zia, perché secondo me dove passa lei poi non passa più. Mica torna indietro. Ecco, visto. Ma perché io parlo? Perché non sto... Perché nella mia testa io ho deciso un giorno che dovevo iniziare a parlare? Ma perché? Eccolo, l'ho trovato. Security room key. Prendila. Non la prende. Ah, l'ho presa, ok, perfetto. No, non l'ho presa. Prendila. Che problemi hai, zia? Cioè, ma... L'ho presa, ci ho messo 2 ore ma l'ho presa, non so come tra l'altro. E non mi ricordo dov'è la porta. Non so se rendo. Devo andare avanti di qua, non mi ricordo dove la... Non so dove sia la porta, ragazzi. Ci ho passata 2 ore, eccola qua. Locked, usala. Yes. Come on. Yes, chiudi la porta, perfetto. Bene, sono sicuro anche con... No, in realtà da qua ci passa perché la porta è enorme. Quindi è a posto. Open the exit shutter. Ho aperto l'uscita, non so dove. Ma ho aperto l'uscita, ah, perché questa è la porta del locale manutenzione. Non so dove ho aperto l'uscita, ma l'ho sentita di qua. Credo di aver aperto l'uscita, non ne sono sicurissimo, eh. Ma
ho idea di dove sia uscita, ma di qua più o meno. La zia è sparita completamente. Eccola. Ok. Vado di qua piano piano. Mica è scompa. Ah no, va avanti, perfetto. E dovrebbe essere qua a destra, corretto. O qua a sinistra. Ah no, quella è l'uscita. Questa è l'uscita, let's go. Ciao. Very nice. E si esce, proprio lui. Madonna ragazzi, che roba. È stato, ah non è finita. Pensavo fosse questo il gioco, no. Che cos'è che sta succedendo? Devo prendere la mia bici. Per forza non era nel basement. Devo andare a casa in fretta. Cioè nel basement sta la bici. In cantina, ottimo. Comunque non c'è nessuno in giro, sta cosa è veramente super creepy. Save progress, grazie. Che devo fare? Ah, sto andando a cercare un bel basement dove andare a trovare la mia bici. Che puoi prendere la macchina. È un po' strano che comunque le macchine siano totalmente senza gente. Non lo so, io mi farei due domande. Tipo, io sono leggenda, che è successo? Dove cazzo ce l'hai la bici? Dove puoi parcheggiare una bici? Nel basement. Cioè io, santo Dio, non so come faccio ancora a giocare a sta roba. Cioè nel basement l'hai parcheggiata la bici. No, io non posso fare sta vita, cioè ve lo giuro. Io questa vita non la faccio più. Basta. Basta fare giochi horror, basta. Basta. Giochiamo altra roba. Giochiamo a Hello Kitty. A cosa? Cioè io veramente ho preso, ho adesso ho 40 anni. Cioè come ho fatto? Dove cazzo l'hai messa la bicicletta? Ma vai a piedi che sei più veloce di Usain Bolt. No, non è vero. Poi vado in panico ogni volta che questa qua. Vai di sotto per l'amor di Dio. Oddio, ce n'è una per piano? No, dai, non so come faccio a fare sta roba. Cazzo la metti la bici tu, porco del demonio. Guarda che giri che devo fare. Il lavaggio della macchina devo fare un altro po'. Ma dove minchia hai parcheggiato sta bicicletta? Santo Gesù. Ma ti sembra, che comportazione è questa? Dove la puoi mettere una bicicletta? Ma sei matta? No, vabbè, me ne vado. Giuro, io questa vita non la faccio. Mi rifiuto. Ah no, qua è chiuso. Ok, devo andare per forza di là. La zia, devo uscire di qua. Non so come adesso, però dovrò fare per forza. C'è una porta. Ok. Che è completamente chiusa. Io sono in mega panico, non so come. Smettila di andare in panico, santo Dio. Ma dove vado? È qua, è aperto. Ah! Ci sono passati, non so dove. Madonna. È proprio una bici da $1 milione se l'hai parcheggiata così, perché c'hai paura che te la fottessero. A parte che devo andare qua dove c'è la luce, che sennò mi entro nel panico, ok. Guarda, eccolo, guarda, vedo un'insegna con una bici. Non ci credo, guarda. Un parcheggio di merda delle biciclette dall'altra parte del pianeta. Cioè io veramente, prendi sta camionetta e vattene. Non so dove sia, ma corro qua, corro. No. Apri la porta. Ah. Adesso che c'ho il mio bolide sono cazzi tuoi, A cosa sto giocando, ragazzi, per l'amor di Dio, vi prego. Cosa fai? Non c'è più la tua bici? Ah, che peccato. Ma stai piangendo? Cos'è che sta facendo? Perché stai piangendo? My bike. T'hanno fottuto la bici. Attenzione. Colpo di scena. Che succede? Exit parking lot. Gli hanno fottuto la bici. Che peccato. Peccato perché non potresti mica prenderne un'altra, vista la situazione. No, no. Devo andare alla fermata dell'autobus. Ovviamente. Visto che non c'è un cristiano in 12 km quadrati che hai fatto, mi sembra giusto andare al parcheggio dell'autobus, perché sicuramente passerà l'autobus. Oh, Nusa. What is this? What is a hurry? Repellum spiritum. Expecto patronum. Ah no, niente. Ah, illumina, lui illumina sta cosa perché così butto via gli spiriti. Beh, figo, sono impanicata. Sono nel panico, ogni 5 minuti vado in panico io. Questo rumore. Oh santo Dio, che succede? Quando si impanica va più veloce, ma è meno male che c'è il panico. Minchia, vado più veloce del normale. Repellum babbanum! Minchia, ha funzionato, bellissimo! Ad avercela avuta prima sta roba, sai come mi divertivo. Dov'è? Che è? Ogni tanto va in panico. Madonna di Dio, questo expecto patronum. Adesso va molto più veloce la zia.
Dov'è la fermata dell'autobus esattamente, se posso chiedere? Mica, la zia è veramente Usain Bolt 2. Non so dove sto andando. Spero che la fermata dell'autobus sia qua vicino, perché sennò... Autobus stop. Guarisi. So che stai in panico, ma non vedo dove devo girarmi. No, cioè, scusi. C'ho il coso. Non ho capito. Dove vado? Poi non c'è la mappa, è enorme sto posto. Come cacchio faccio io a capire dove devo andare? Bene ragazzi, concludo qui il primo episodio di A Night Way Home, una notte via casa. Ci vediamo nel prossimo, perché ci saranno due episodi. Molto carino questo gioco, spero vi stia piacendo. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bene ragazzi.